Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Emilia-Romagna alla scoperta di una bollicina, ma una bollicina che secondo me non tutti di voi conosceranno. Vogliamo scommettere? Allora prendiamola subito e vediamo quanti di voi conoscono questa particolare bottiglia. Infatti si tratta di una bottiglia nata recentemente e in particolare è una spergola vinificata spumante, metodo Charmat Lungo, Cadel Vento della cantina Venturini Baldini. Quanti di voi hanno mai assaggiato il vitigno spergola e quanti di voi lo hanno assaggiato spumantizzato? Secondo me veramente in pochi, ma è un gran peccato perché si tratta di un vino molto molto particolare. Infatti Venturini Baldini in primis è una cantina di qualità tra le più note, tra le più impegnate in quello che è la produzione appunto di grandi vini, in particolare partendo da vitigni autoctoni del territorio, in particolare Lambrusco, ma non solo. Infatti con la spergola stanno facendo veramente un grande lavoro. La spergola è un vitigno molto antico che in passato è stata chiamata anche in diversi nomi, spargola, spergola, spergolina, ma quello che più è peculiare è che per diverso tempo è stato confuso o comunque scambiato per Sauvignon, ma dei recenti studi, in particolare nel 2000, è stato effettivamente appurato che si tratta di una varietà completamente differente, con un corredo genetico differente, per cui la spergola. E Venturini Baldini decide di proporla in versione Charmat Lungo. Andiamo subito a vedere cosa da dirci nel calice e degustiamola insieme. Per farlo scegliamo un calice adatto per questa varietà. Io ho pensato a questo flute non particolarmente stretto, anche per garantirne comunque liberarsi degli aromi e delle profumazioni, ma comunque un flute, questo di RCR, particolarmente adatto appunto per questo Charmat Lungo. Vediamo subito, e sono davvero felice quest'oggi di degustare insieme a voi questa spergola perché appunto è una grande rarità, una vera chicca, e Ripartiamo dal Vino nasce proprio anche per raccontarvi queste peculiarità. Per cui vediamo sin da subito questa bella esuberanza, questa presenza di una spuma viva e un perlage altrettanto ricco, quello che è il colore tipico, con questo giallo paglierino molto tenue ma vivo, luminoso, e queste bollicine numerose, appunto, che fanno subito festa, fanno subito venire voglia di brindare. Il profumo richiama grandi fiori bianchi, freschi, una frutta a polpa bianca, una bella pera, ma anche note agrumate, agrumate verdi, un bel lime, un bel pompelmo, con delle note leggermente tropicali. Al palato è ricco, è festoso, questa bollicina ricca, viva, che allieta il palato, lo rinfresca con questa grande acidità e piacevolezza, ma soprattutto arricchita da questa parte aromatica. Ritorna la frutta polpa gialla, ritorna l'agrume, ritorna anche questa frutta tropicale, ma soprattutto persiste una grande freschezza, una grande piacevolezza, accompagnata da una leggera, sottile ed elegante sapidità. Un vino capace di abbinare ricchi aperitivi, abbinare anche piatti, se vogliamo, consistenti a base di pesce e perché no, anche formaggi di breve e media stagionatura. Insomma, molto consigliata, ve la consiglio questa spergola di Venturini Baldini. Io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.